Spesso ci chiedete perché si stacca la pittura o si strappa la pittura quando mettete dei nastri. I gessi di oggi sono molto lucidi come finitura, quindi i pori sono chiusi e tenderà a non assorbire la pittura, il fissativo o l'isolante che volete mettere. Questo farà sì che quando mettete un nastro, la pittura sotto si staccherà completamente. In questo caso abbiamo un supporto nuovo, completamente mai pitturato, e ci servono due cose: una carta vetrata 120-150 di grana e un pennello per spolverare. Prima di fare qualunque mano di fissativo, dove andremo a mettere il bordino, che può essere di varie grandezze, 1 cm, 2 cm, 3 cm, quello che è, daremo una carteggiatina. Successivamente andiamo a spolverare. In questo modo l'isolante assorbirà pieno e quindi anche le successive mani di idropittura. Quando toglieremo il nastro non si staccherà la pittura sotto. Andiamo a carteggiare dove metteremo il bordino e il nastro e spolveriamo con un pennello asciutto. Dopo aver completato il nostro ciclo di verniciatura, quindi una mano di isolante e due mani di idropittura bianca, come per magia la pittura non strappa.